Buonasera cari amiche e cari amici, chiedo subito scusa perché non mi piace mandare i video dal basso in alto, a me piace guardare in faccia le persone, quindi vi chiedo scusa. Cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video. Anche Pato mi ha mandato un commento al mio Instagram di oggi dedicato al gol che ha realizzato contro il Napoli, il gol del 5-2. Grande Patinho, ha detto io torno, e certo, lo accoglieremo sempre con grande, grande affetto, amore, simpatia. Pato, autore del gol del 5-2 in quel meraviglioso gennaio del 2008, sono passati 16 anni, incredibile. Allora, incominciamo con le belle notizie, poi andremo sul Q&A. La bella notizia riguarda Ciao, che come vi avevo già anticipato, lo ribadisco per chi non avesse seguito il video di metà giornata, è rientrato diciamo in gruppo anche se ha effettuato solo metà allenamento, quindi una bella notizia. Come vi avevo detto, settimana prossima, in prossima intensificherà, vediamo se riesce a rubare una panchina addirittura per la partita contro il Rennes di giovedì prossimo a San Siro. C'è grande attesa, ho tanta voglia di Europa, ho tanta voglia di Europa. Dicevo di ciao, e poi entro fine febbraio dovrebbero unirsi al gruppo anche gli altri due, Kalulu e Tomori. Quindi queste le belle notizie. La formazione che affronterà agli ordini del signor Doveri alle ore 20:45 di domenica in Napoli sarà quella con Maignan, con Calabria, con Kjær, con Gabbia e a sinistra Theo Hernandez. I due centrali saranno Adli, che vede molto meglio centrale rispetto a Musa, l'allenatore Pioli, e con lui giocherà Bennacer. Che bello avere Bennacer adesso sempre, giocatore che a me piace tanto, un campione. Poi a sinistra giocherà Leao, a destra Pulisic. Dietro nel 4-2-3-1 Loftus-Cheek, che si esalta in quella posizione, e davanti Giroud, pronti a subentrare, e Okafor, Jovic, eccetera, eccetera, mentre nello stesso momento Chukwueze, anche se non partirà titolare, si giocherà con la Costa d'Avorio di Haller e di Kessié, giocherà la Coppa d'Africa il nostro Chukwueze. Speriamo che riesca a trovare un po' di spazio, nell'ultima partita l'ha trovato, nelle altre due no. Quindi questa è diciamo, l'attesa per Chukwueze, speriamo che torni campione. Abbiamo oggi nel video di oggi parlato di ipotesi a livello di allenatore. Ho qui il Q&A, voglio dedicare tanto questa sera a voi perché poi siete voi che affrontate gli argomenti e io rispondo, perché in questo momento, in un momento importante della società, visto il rogito di ieri, Calcio Finanza ha ribadito 20 milioni per il Terreni, mentre gli altri 20 per il totale di 40 che avevo detto io, li avevo messo tutti insieme nella struttura, ma invece per altre iniziative sempre legate allo stadio. Con Sofi Croppo, conosci Alberto Croppo? Sì. Nanni Cal, carissimo, più dispiacere per perdere San Siro o più gioia per nuovo stadio? È una domanda difficile perché quando penso al dispiacere di perdere San Siro è tanto, tanto, tanto. La gioia di un nuovo stadio è il futuro che avanza. È il futuro che avanza. San Siro è romanticismo, bellezza, ricordi, mio padre, i miei figli, tutto è San Siro. Ci ho vissuto 60 anni a San Siro, sempre a San Siro. È difficile. Manical, vedrai che poi il tempo lenirà ogni sofferenza e poi ci gusteremo lo stadio nuovo. Però ho la fortuna che San Siro è vicino all'ippodromo del Galoppo, che io frequento come voi sapete. Quindi a San Siro ci passerò spesso, non andrò lì la domenica, ma poi lo vedrò lì. Certo, il dispiacere è grande, però lo stadio nuovo è fondamentale. Se lo stadio nuovo vuol dire portare a casa nuove Champions League, allora sacrificio anche di San Siro. Parisi Romualdo, vorrei sapere quale attaccante comprare il Milan per la prossima stagione. Sesco,
Attenzione a un giocatore che ve lo dico già, El Naziri, il centravanti del Marocco, piaceva già l'anno scorso. Non dimenticate mai El Naziri. Lorenzo Di Ottavio, ciao caro, preferiresti concentrarti più sull'Europa o sul campionato? Non ci sono dubbi sull'Europa. Jack Tontarelli, perché in Italia ci vogliono 6 anni per mettere su uno stadio, Riyad 6 mesi? Lo sappiamo che da noi sono tutte le cose molto complicate e difficili, ci vorranno 2 anni e mezzo una volta che abbiamo che hanno i permessi, e avere lo stadio già sarà anche un elemento di traino, perché lo stadio di Torino aveva tutto costruito su uno vecchio, quindi sarà un bel traino per tutte le altre città, per tutti gli altri club. Giuseppe Morina 1394, giusto il passo di comprare il terreno per il nuovo stadio di San Siro, di Milano, per il nuovo stadio. Il Milan deve avere una casa tutta sua. Giuseppe Morina è il pensiero anche di tanti che non vogliono più ovviamente essere uno dei pochi club al mondo che divide lo stadio con un'altra squadra della stessa città. Paolo Panebianco 12, grande Carlo, Chukwueze potrebbe svoltare in questa seconda parte di stagione. Io sono quello che non è ancora sceso dal carro di Chukwueze, quindi lo aspetto e sono convinto che, non so se quest'anno o la prossima stagione, ci possa dare delle soddisfazioni. Mentre l'anno scorso De Ketelaere l'avevo un po' mollato perché non mi dava nulla, adesso sta facendo bene, complimenti a lui, e Chukwueze lo aspetto ancora. Andrea Berna, ma caro, non ti si spezza il cuore ad andare a San Donato? Io da milanista a milanese non ci dormo di notte, e saremmo stati tutti a Milano, saremmo stati tutti a San Siro, saremmo stati tutti alla Maura. Ma se poi arrivano i comitati di quartiere, l'opposizione degli assessori, signori, c'è da andare via, non ci vogliono, noi volevamo rimanere, non ci vogliono. Bugli Eugenio, speriamo Red Bull se ne vada prima possibile con loro Pioli. Bugli Eugenio è molto tranchant, è un pensiero di Eugenio Bugli, è un pensiero magari anche di altri riguardo a Pioli, vedremo quale sarà l'evoluzione. A me interessa, io faccio un tifo sfrenato per Pioli, perché se per caso mi regala tante gioie, regala tante gioie a me, tifoso del Milan. Questa è la mia linea. Io non tifo, ma probabilmente anche Bugli e Eugenio, non tifo contro Pioli per la soddisfazione di dire meno male se ne va. No, io tifo per il Milan. L'allenatore del Milan è Pioli, la proprietà è Cardinale. Se mi danno tante gioie, rimangano, perché allora le gioie me le trasmette il Milan. Questa è la mia linea. Ho cambiato 20 presidenti, 20 allenatori, 20 giocatori, 50 giocatori. A me interessa quelli che entrano con la maglia rosso-nera in campo. Il resto non mi interessa. Spero che siano bravi dirigenti e bravi allenatori. Carmelo Peda, secondo lei qual è la partita migliore giocata nel Milan nella storia? Secondo me Milan-Manchester 3-0. E per fortuna nostra sono tante le partite perfette del Milan in questi anni, perché per esempio, scusate, il 4-1 finale della Champions League di Madrid con tripletta di Prati contro Cruyff e l'Ajax, per dirne una, non è stata male, o il 4-0 contro il Barcellona, tante sono le partite. Gigi Colantuoni, secondo te c'è differenza tra mentalità vincente e ricerca degli stimoli partita per partita? La mentalità vincente è quella che permette di avere gli stimoli partita per partita. Ciao Carlo, un grande saluto. Andrea Tuffi, sono tra i primissimi iscritti al canale, ti ringrazio, sei gentilissimo. Dani Oteri, perché tutti si sono fissati su Pioli, per me è il numero uno? Dani Oteri, non me lo son fatto scrivere apposta, l'ha scritto lui senza che gli chiedessi niente, perché ieri dopo l'intervista con Trevisani, tu porti quelli a favore di Pioli, vi farò una sorpresa e cercherò, perché per il mio canale YouTube ci tengo, trovare un collega che magari è contrario a Pioli, e così abbiamo il due contrantare, Trevisani, e adesso troverò il collega. Carmelo Peda, secondo lei qual è, qua questo l'ho già letto, scusate, eccolo qua, Uis Nikos
Ciao Carlo, sono curioso di sentire i Pioli autisti se vinciamo senza subire gol domenica. A me dei Pioli autisti o no, non mi interessa. Vinciamo senza gol domenica. Poi se i Pioli autisti festeggiano sono contento, se non festeggiano problemi loro, ma festeggiamo io e te, Luis Nikos. Tommy Conn, vinciamo il campionato? Difficile, molto difficile adesso. Speriamo di fare bene fino alla fine del campionato e l'Europa League. Sarei molto deluso se non facessimo una grande Europa League. Stebrotto, che ne pensi della stagione del Milan finora? Il padrone del tempo, il tempo è il padrone della verità, quindi bisogna vedere adesso come finirà questa annata e poi daremo adesso e presto. Don Peck, quando arrivano gli arabi in società, se arrivano in questo momento più facilmente come strategici a livello di minoranza strategica, ma non so se li ha già trovati Cardinale. Simone Russo, cederemo un B quest'estate? Speriamo di no. Se arrivano delle grosse cifre, temo di sì. Damante, è vero che Giroud non firmerà il rinnovo? È presto per dirlo. La tentazione di andare negli Stati Uniti c'è. Vedremo probabilmente anche come andrà l'europeo e poi capiremo. Cosa serve a Chuk per diventare un giocatore top? Chiede Alex Dragone. Serve magari un po' di esperienza in questo campionato italiano. Carlo, ti volevo fare una domanda: perché con TikTok non fai una live? Parlerò con la mia agenzia e poi ve lo dirò, è un'idea. Nelle 10 mandiamo via Pioli, sì Carlo? E in questo momento sembrerebbe di sì, nel senso che bisogna vedere come andrà il campionato. A questo momento della stagione, in questo momento i risultati non sono positivissimi, anche perché c'è un terzo posto, ma siamo lontani dall'Inter. Vediamo, aspettiamo. C'è il Milan che deve giocare col Napoli. A noi, chi sarà il prossimo allenatore del prossimo anno? In questo momento, chi se ne importa? C'è il re nel Napoli. Rives Shadik, secondo te l'anno prossimo Giroud cederebbe un posto da seconda scelta? Secondo me, possibile. Davide do Brasil, se partisse Leao vedrei bene Nico Williams dell'Athletic Club. Cosa ne pensi? Non c'è paragone con Leao. Trevisani ha anche ragione, ma se ti mancano i tre centrali titolari dovresti coprirti ancora di più, non trovi? Andrea Giordano. E questo è un appunto che fanno a Pioli, ma soprattutto anche il Frangiflutti davanti. L'ultima domanda. Quindi a te va bene vincere sul filo del rasoio? In Italia vince chi prende più meno gol? A me interessa vincere, certamente se tu subisci meno gol c'è più possibilità di vincere. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.